No, no, sarà una partita particolarmente emozionante, anche perché la prima esperienza professionista l'ho fatta proprio nella Spezia e sono cresciuto lì, diciamo, a livello calcistico. È una città, una piazza, una città che mi ha dato tanto, quindi mi farà effetto. Che avevi come allenatori quel tempo, Patrick? Ho avuto Stroppa il primo anno, poi dopo Mangia, è subentrato sempre. Primi 6 mesi Stroppa, poi Mangia, poi ho avuto l'anno dopo Bielizza per un anno e mezzo, e alla fine Di Carlo. Tu eri arrivato proprio, il Pordenone ti aveva preso il cartellino a titolo definitivo dallo Sì, Spezia, esatto. quindi diciamo che sono le due squadre che ti hanno dato di più sinora nella tua carriera, alla Esatto, fine no, no, infatti sì, sono andato via da Spezia perché è arrivato un mister che giocava con un modulo senza esterni, quindi ero un po' penalizzato e è arrivato il Pordenone fortemente interessato e appena arrivata questa opportunità non ho esitato a venire subito qua perché anche è 2 anni che arrivava ai playoff e cercava sì. Ho sempre sfiorato la Serie B, quindi appena ho avuto occasione di sapere che c'era una squadra interessata a me che lottava di salire cioè, Serie non era B, scendere non era un problema in quel momento quindi. No, per te. anzi, a me personalmente mi piace tanto mettermi in gioco, quindi lì se non avevo più spazio e il modulo non mi consentiva non mi consentiva di giocare, quindi mi sono messo in gioco. Se venerdì ti sblocchi, come esulterai? Innanzitutto devo pensare prima a far gol e poi la risultanza ci penso. Non so se esulterò per rispetto, diciamo, perché mi sono sempre trovato bene, gli aspetti non ho mai avuto problemi, però si vedrà sul momento, l'adrenalina e tutto, non so cosa dopo, però sarà un'esultanza contenuta per non mancare rispetto a nessuno. Non era stato facile in Messico con Lucci, io mi ricordo ancora quando giocavi a fianco alla panchina, cosa No, dicevo, cioè nel senso no, buono, nel senso non nel senso negativo, però è stato. no, certo. Mister Colucci è caratterialmente sì, ha un carattere bello temperato. Quindi, però, posso dire che a livello di personalità e di gioco anche mi ha dato tanto. Sotto quel punto di vista lì, mi ha dato tanto. Sì, non ero. Diciamo che non ero abituato ad avere un mister così bello, Non eri abituato. non ero abituato, no? Però mi ha aiutato, secondo me, in quei sei mesi che è stato qua, mi ha aiutato molto, Sì, però ciò anche a livello nonostante caratteriale. a Pordenone non ti sei trovato bene, quindi sei No, rimasto anche con ha piacere. voglia, sì, no, ma a parte che mi ha voluto fortemente anche Colucci quell'anno lì, quindi sono qui anche a merito suo, oltre che della società. Però non ho mai avuto nessun problema con il mister, anzi, ogni tanto lo sento, sono rimasto in buoni rapporti. E anche a lui devo tanto. No, ma il Sono concetto è cresciuto. Vox Populi, dopo quel tuo primo anno, era comunque, sai, memori, chi veniva in tribuna di lui che tutto il tempo diceva, beh, però la stagione di Ciurria potrebbe andare via, però tu comunque non avevi fatto, cioè avevi comunque fatto 6 gol Sì, tu in quel primo esatto. anno, cioè, però la seconda parte di stagione, tra un infortunio, se non ricordo Sì, alla male, ti eri fine. anche un po', tra virgolette, perso, poi era arrivato Sì, Nocciolini, esatto, ho no? avuto un po'. Cioè, Sì, non è stata giustamente. una fine anno del tutto No, da come positiva. era iniziato, non, sì, anch'io pensavo seconda parte del campionato tutta in un'altra maniera, però questo è il calcio, ci sono anche dei momenti dove trovi un po' meno di condizione, quindi fai un po' più di fatica, però devo dire sì. Sono contento di essere rimasto qui a Pordenone Di esserti riguadagnato la e B esatto, sul di essere. campo, che Sì, quello prima di tutto, anche perché da quando mi sono deciso di mettermi in gioco, sinceramente sì, volevo cercare di tornare su e ce l'abbiamo fatta. cos'ha per sé più degli altri? Ma il mister, penso che il curriculum parli da solo, sicuramente ha tanta esperienza, sa gestire il gruppo.
sa dare la giusta mentalità alla squadra, sa dare la giusta serenità e soprattutto dà fiducia e ci fa giocare liberi. Beh, della scorsa stagione sappiamo, ci ricordiamo ovviamente tutto, noi che l'abbiamo commentata, è la più Certo. recente, questa, nelle scelte, sai quando si fanno i campi d'estate, no? Si scrive chi potrebbe giocare titolare, tu non eri quello che era destinato a giocare due partite su due e adesso molto probabilmente la terza. Cosa ti senti di aver dato già quest'anno, in questa piccolissima parte di stagione? Cosa sta funzionando? Ma penso che al mister, come avete visto, piacciono attaccanti che danno profondità e sono di movimento. Infatti tutti e quattro siamo abbastanza, sì, attaccanti di movimento e non statici. E non è mai scontato avere il posto titolare, anche perché davanti ci sono veramente giocatori forti. Tutti e quattro siamo forti, ce la giochiamo in settimana, noi diamo il massimo, poi sarà il mister a fare le scelte e sì, a mettere la squadra in campo che ha visto magari meglio in quella settimana lì. Cosa ti senti di aver dato già quest'anno, in questa piccolissima parte di stagione? Cosa sta funzionando? Ma penso che il mister, come avete visto, piacciono attaccanti che danno profondità e sono di movimento. Infatti tutti e quattro siamo abbastanza, sì, attaccanti di movimento e non statici. E non è mai scontato avere il posto titolare, anche perché davanti ci sono veramente giocatori forti. Tutti e quattro siamo forti, ce la giochiamo in settimana, noi diamo il massimo, poi sarà il mister a fare le scelte e sì, a mettere la squadra in campo che ha visto magari meglio in quella settimana lì. Con chi ti trovi meglio? Ah, con tutti, devo dire la verità. Con Candellone, vabbè, lo conosco da più tempo e quindi c'è magari un po' più di feeling, ma anche con Postrizzola e con Monachello penso che ci sia visto che ci stiamo iniziando a conoscere e più o meno con tutti quanti, tutti e tre. Senti, a Pordenone non è che siamo abituati storicamente ad avere giocatori anche di spessore come Monachello, come era Certo. stata la carriera sua, comunque dall'Atalanta, ha già girato mezza Europa, seppur sia Giovane. un anno più grande di te, se non vado errato. Giusto. 94. Cosa ti pare, cosa ti sembra come, perché è arrivato qui, anche reduce da una stagione sfortunata, perché è un giocatore esploso praticamente, no, nel suo reparto, che è andato a Certo. Empoli. Cosa ti pare? Ecco, Strizzo lo conosciamo da Beh, mi pare bambini. che nonostante la giovane età, giovane perché è solo un anno in più di me, ha tanta esperienza, come hai detto tu, e ho tanto anche da imparare da lui, anche sì, i movimenti, come protegge palla, è un attaccante di qualità, anche lui secondo me si è voluto rimettere in gioco venendo a Pordenone, in una piazza dove si lavora bene senza Pressione. pressione, esatto. Cioè tu stai. Si percepisce che tu qui abbia No, trovato la tua no, dimensione. esatto, senza pressione, sì, una società, un mister che ha fiducia in lui ed è assolutamente un attaccante di spessore. Tu qui hai trovato la tua dimensione, la decisione del rinnovo No, anche. benissimo, io sì, ho trovato veramente una società che sì, non si accontenta mai, punta sempre più in alto e caratterialmente anch'io sono fatto così. Non mi piace tanto parlare, mi piace lavorare, cercare di puntare sempre più in alto possibile. E quindi sono veramente no, contento. E sì, il rinnovo dimostra la società, fiducia in me, E io e e viceversa. viceversa, io sono contento di continuare il progetto qui.
Senti, ma a Sassuolo tu ci sei solo nato? Ci vivi? Dove stanno i tuoi? Io sono nato a Sassuolo, abito in un paesino che si chiama Castellarano, Tu dove sei ho in provincia iniziato. di Sì, Reggio Modena, Emilia. sotto Modena. Oh, Sassuolo e Modena, sì. Sassuolo e Modena. Castellarano invece è Reggio Emilia. Ma eri tifoso della Reggiana, del Modena, del No, Sassuolo? No. non, no, però ho fatto 2 anni a Modena, a 12-13 anni. E sì, quando ero piccolino ho avuto un'esperienza lì, poi dopo avevamo preso un po' troppo sul serio, io pensavo solo a divertirmi e stare con gli amici, mi trovavo meglio a Castellarano, sono ritornato nel settore giovanile a Castellarano. Da lì ho fatto l'eccellenza a 16-17 anni e sono stato chiamato alla nazionale dilettanti, da lì mi ha visto Pietro Fusco, che allora era il direttore del settore giovanile dello Spezia. Sono stato in prova una settimana e mi sono piaciute, mi hanno preso in prestito fino a giugno, alla fine stagione. Da lì hanno deciso di scattarmi, sono partito, sì, in ritiro per caso con Mister Stroppa, gli sono piaciuto e da lì la prima di Coppa Italia mi ha messo dentro, ho fatto bene e da lì è Com'è la nata squadra un po' la... di eccellenza? Sì, è proprio il Castellarano. Castellarano, sì, nel paese. Quanto hai giocato? Castellarano? Sì. No, Ho fatto 2 anni, no, sì. quante presenze, gol, non Ah, so. quasi sempre ho giocato. Gol non tantissimi, però l'ho giocato tutte Punta praticamente. esterna? Ho fatto, sì, punto esterno e trequartista, un po'. Mi aspetti a Spesso giocavo giocare? esterno, Destro. 4-3 a destra. Sì, ho fatto sempre quel ruolo, in tutte, anche a Siena, su Perché Tiro, era arrivato sempre. Mister quell'anno che non giocava con gli esterni? È arrivato Gallo, giocava Ah, Fabio 3-5-2, Gallo. Fabio Gallo, sì. E Bielizza com'è? Perché lui è nato anche in Polonia Sì, poco fa, sì. Bielizza è un allenatore bravo per me, con delle idee che non sono... Si vede che non è mister che è allenato in Italia, che faceva fare quasi allenamenti sempre con la palla, lavoro secco veramente poco, lavoravi però sempre con la palla e era un buon mister, mi è piaciuto, mi sono trovato molto bene e anche a livello umano, prima di essere un grande mister, una grande persona. Nenad, Nena. sì. Sì. Penso che sia andato subito dopo Spezia, è andato Sì, è al andato Poznan. subito, Sì, anche c'è in una delle sì. panchine più Ma, prestigiose. certo, no, ma è valido come allenatore. Bene. Grazie. Grazie a voi.